è progettata per migliorare i tempi dell'attesa, o meglio l'esperienza dell'attesa. È la nuova struttura temporanea per la stazione degli autobus di Bernevelde Nord nei Paesi Bassi. Firmata da NL Architect, la struttura è il risultato dell'utilizzo di container smontabili, ma il risultato c'è. Si sa infatti che i tempi d'attesa sono vissuti come 3 volte più lunghi di quanto non siano in realtà. Da qui l'idea della costruzione di stazioni accoglienti, luogo funzionale di piccole attività, in grado di occupare il tempo altrimenti perso. Un progetto a tinte green svetterà nel cielo di Giacarta nel 2020. Stiamo parlando della torre progettata dagli architetti statunitensi Skidmore, Owings & Merrill, ovvero SOM. Diventerà la nuova sede della Pertamina, l'azienda statale indonesiana che opera nel settore del gas e del petrolio. La caratteristica di questo edificio è la torre che prende le somiglianze di un imbuto con lo scopo di ingabbiare i venti trasformandoli in energia. Un'opera che mira all'autosufficienza giocando le carte dell'innovazione. Reso noto intanto il nuovo progetto dello studio Atkins per il Avenue Crow Hotel di Ho Chi Minh City. Siamo in Vietnam. L'hotel, il cui concept prende ispirazione dalle forme del fiore di loto, sarà configurato da una torre alta 160 metri caratterizzata da prospetti che si schiudono verso l'alto. La struttura, 66.000 metri quadri, si sviluppa in un centro commerciale con boutique, appartamenti e un bar panoramico. La torre, una volta completata, diventerà uno dei più importanti punti di riferimento urbano che rifletterà la contemporaneità di Ho Chi Minh City. Queste sono le parole dei progettisti. È stato l'anno dei grattacieli, ne sono stati infatti completati 73, superiori ai 200 metri per un'annata dal record, seconda solo al 2011, quando i grattacieli completati erano stati 81. Al di là del dato annuale, dal 2000 a oggi il numero delle torri superiori ai 200 metri è passato da 261 a 830, praticamente un incremento del 318%, e a fare la parte del leone, come era facile supporre, è il continente asiatico, dove è collocato il 74% delle torri completate nel 2013, ovvero 53 edifici, di cui 37 solo in Cina.